Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 13. Incidente scolastico. Il suono della tua voce mi cambia. Reika, il compito in classe di matematica è andato bene. Adesso so che posso farcela. Ho in generale una media buona e nella Trinità riesco a mantenere la sufficienza grazie alle ripetizioni di Sasuke. Faccio una gran fatica a non rimanere incantato osservando la sua schiena quando sediamo nei rispettivi banchi durante le lezioni. Sospiro e preparo il libro per la materia del professor Onoda. Ragazzi, prima di iniziare la lezione un annuncio da farvi. Come ogni anno in questo periodo dovete iniziare ad organizzarvi per la prima gita scolastica. Si è deciso che partiremo la prossima settimana per stare fuori 3 giorni. La località scelta è Kyoto. I vostri accompagnatori saremo io e la professoressa Rin. Sasuke, in quanto capoclasse, dovrai raccogliere le adesioni ed occuparti dei soldi della quota. Possibilmente fai avere a me il tutto entro domani, così potremo occuparci di prenotare treno e albergo. La classe è tutta in agitazione. Nella vita di una liceale la gita scolastica è un appuntamento imperdibile. È durante questo evento che ci si rilassa dagli esami e si passa tutti insieme a un periodo di spensieratezza. Chiaramente si spendono un sacco di soldi, ma del resto questa è una scuola privata per ricchi bombocci viziati. Mentre il professor Onoda spiega alcune cose alla classe, io mi rattristo al pensiero che non parteciperò a questo evento. Non posso permettermi di spendere così tanti soldi. In più, ho sempre il pensiero che Max irrompa in casa quando meno me l'aspetto e ne combini un'altra delle sue. Sarebbe davvero imbarazzante stare due notti in camera con le mie compagne che si mettono a contare i lividi sul mio corpo. No, decisamente non andrò in gita. Finita la lezione, Sasuke inizia a stilare una lista della classe e a prendere nota delle adesioni comunicando la somma esatta da consegnargli. Io nel frattempo vengo raggiunta da Aiko. Reika-chan, ti va se per la gita io e te e Misaki-chan dormiamo nella stessa camera? Dai, sarà divertente! Questa ragazza è davvero molto dolce. Nonostante io non sia simpatica praticamente a nessuno, tenta ancora di costruire un rapporto con me. Arriva anche Misaki, tutta sorridente. Allora? Dai Reika, facci contente! Dormi in stanza con noi, sono sicura che ci divertiremo da morire. E poi, le gite sono sempre interessanti. Magari sarà la volta buona per la nostra Aika per dichiararsi al suo principe azzurro. Chiaramente si parla di Ryo, e la povera Aika diventa rossa come un pomodoro. Veniamo raggiunte da Sasuke, che tiene una pila di fogli in mano sui quali prende appunti. Inoue, King e Ikeda, questo è l'importo per il viaggio che dovete consegnarmi domani. Va bene se vi segnalo per stare in stanza insieme? Certo che sì, Sasuke-kun. Io e Aiko ci siamo appena messi d'accordo con Rei-chan. Ecco, io veramente vi ringrazio tanto per il pensiero, ma non verrò alla gita, quindi forse è meglio che vi organizzate con un'altra ragazza. Sasuke-kun, cancella pure il mio nome, grazie. Tutte e tre mi hanno guardato con aria praticamente scioccata. Immagino di essere il primo caso nella Ibia che dice di no ad una gita. Mi alzo e mi allontano inconsapevole di quello che i tre si stanno dicendo. Sasuke. Ma come? Ero sicura che sarebbe venuta con noi. Ti ha detto nulla prima, Aiko? No, Misa-chan, ero convinta anch'io che venisse. Sasuke-kun, che scrivi? Incurante delle chiacchiere delle due ragazze, continuo ad aggiornare i fogli qua in mano. Confermo la presenza di tutte e tre e vi segno con i compagni di stanza. Ma Sasuke-kun, Reika ha detto di no. A parte il fatto che la farà incavolare di sicuro, come pensi di fare se non paga la quota? La sua quota è già pagata, Misaki. Ma voi due, il giorno della partenza, dovete farmi il favore. Le ragazze mi hanno ascoltato entusiaste ed hanno acconsentito ad aiutarmi. Il mio piano è semplice. La quota del viaggio di Reika la pago io. Loro due, il giorno della partenza, passeranno un paio di ore prima a casa sua facendo una valigia veloce e obbligandola a venire in gita anche a costo di trascinarla fuori da casa. Misaki sa di essere molto convincente quando vuole. La loro stanza sarà ovviamente sullo stesso piano della mia. I privilegi di essere capoclasse consistono anche nel sistemarsi alla grande i propri interessi. Il resto verrà da sé. Misaki ha un debole per Kanoeda, della sezione B2, che verrà in gita con noi. Quindi non vede l'ora di passare in sua compagnia quelle due serate. Mentre Ryo, che mi deve almeno 1 milione di favori, me ne restituirà uno facendo compagnia ad Aiko. Finalmente saremo lontani da Tokyo e da tutto quello che non si trova in questa città, tra cui la mia famiglia e Hiroshi. Finalmente avrò l'occasione di stare da solo con lei, senza che qualcuno possa interromperci. Ed ora vediamo come intende scapparmi di nuovo. Hiroshi. Dovresti andare, sarà divertente. Le gite organizzate dall'istituto Ibia
passano alla storia, succede di tutto, e poi passare del tempo con le tue compagne fuori da queste mura ti aiuterà a costruire con loro un rapporto più profondo. Reika continua a mangiare incurante di ciò che le dico. Sono certo che vorrebbe andare, ma so anche cosa la trattiene. Senti, Max si è più visto? Le parte un colpo di tosse, solo il nome di quell'individuo è capace di chiuderle la gola. No, ormai è da più di un mese che non ho sue notizie. Comunque suppongo sia bene, altrimenti sarei stata già contattata dalla polizia o da qualche ospedale. Penso che abbia trovato qualcuna che se l'è portata in casa. Lo sai che noi giapponesi abbiamo un debole per gli uomini stranieri. Forse la porta buona è che non torna. Mi manca così poco per finire questa storia. Già, fra meno di 9 mesi sarà il tuo compleanno. Dovrò organizzarti una bella festa. Hiro-kun, non ci provare. Quando si tratta di metterlo al centro dell'attenzione si spaventa subito. Continuiamo a mangiare al nostro tavolo. Da lontano noto Kawashima che lancia ogni tanto occhiatacce nella nostra direzione. Mi fa incazzare solo a guardarlo. Finito il pranzo ci salutiamo e torniamo nelle rispettive classi. Il mio sensei non si è fatto sentire in questi giorni. Che si sia già stancato di me. Ryo. Sasuke ha fatto una faccia assurda quando gli ho raccontato quello che è successo un'ora fa. Poi è corso in infermeria. Sembra proprio che il mio amico abbia perso la testa per quella ragazza. Devo ammettere che mi dispiace, avrei voluto esserci io al suo posto, ma così è la vita. Ryo-kun, scusami, posso chiederti una cosa? Aiko, ciao, che succede? Ecco, volevo sapere come sta Reika-chan. L'infermiera scolastica ha detto che non ha nulla di grave, solo una piccola contusione al ginocchio. Che cosa le è accaduto? Questa ragazza è molto dolce. Nella classe è l'unica ad aver chiesto informazioni sullo stato di salute di Reika. Potrebbero essere buone amiche se solo lei si aprisse un po' di più con gli altri. Un'oretta fa sono andato al quarto piano a prendere in sala professori un registro per il professor Onoda. Tornando indietro ho sentito delle voci provenire dalle scale secondarie. Mi sono avvicinato ed ho visto Reishan praticamente circondata da altre ragazze della sezione D1. Tra le altre c'era Naoko la Terribile, quella innamorata persa di Sasuke. Da quello che ho capito hanno iniziato ad accusare Reika di avere una relazione con Sasuke. Le hanno detto delle cose piuttosto pesanti che preferisco non ripetere a te. Fatto sta che Reishan ha negato il tutto, ma quelle non la lasciavano andare via. Poverina, avrà avuto paura. Al contrario, Aiko, ha tenuto testa a ben 6 ragazze piuttosto incazzate, arrabbiate. Pensa che a un certo punto ha detto a Naoko, se ti piace tanto Kawashima, perché non ti dichiari invece di rompere le scatole a me? E a quel punto la Terribile non ci ha visto più. L'ha presa per un braccio e l'ha strattonata fino a quando Reika non ha perso l'equilibrio ed è caduta giù per le scale. Ha fatto un volo che non ti dico. Io sono corso in suo aiuto e quelle sono scappate, vigliacche puttane. Ryo-kun, devi dirlo a Onoda-sensei, quelle ragazze devono essere punite. La penso come te, Aiko-chan, ma Reika mi ha fatto promettere di non dire niente a nessuno. Considera che non ho raccontato nulla nemmeno a Sasuke. Mi ho lasciato intendere che Reishan è caduta dalle scale. Un incidente, insomma. Capisco, ma allora perché l'hai raccontato a me? Perché tu sei una ragazza meravigliosa, Aiko-chan, e sono sicuro che sei l'unica che possa riuscire a diventare amica di Reika. Vedi, credo che quella ragazza nasconda qualcosa, anche Sasuke era convinto. Ma lui ha il suo modo di rapportarsi con gli altri e conoscendolo finirà con metterla con le spalle al muro. E lei scapperà. Tu invece sei dolce, gentile, sono certo che troverai un modo per farla fidare di te. Aiko è rimasta muta tutto il tempo, diventando di ogni colore possibile. Che ragazza particolare. Però le cose che le ho detto le penso davvero e spero che riesca ad aiutarla. So come ci si sente quando ci si convince di essere soli e vorrei che Reishan evitasse una simile sensazione. Il suo amico Hiro non potrà starle sempre vicino. Le serve un'amica che la comprenda. Farò del mio meglio, Ryo-kun. Mi sa che Aiko l'ha presa come una sfida personale. Chissà cosa succederà da qui in avanti. E chissà cosa sta combinando ora quello scemo. Reika. Ecco. Max non mi tocca da 2 mesi ed io riesco a riempirmi di lividi praticamente da sola. Che nervi. L'avrei spaccato la faccia a quella vacca malefica. Ma il pensiero di venire cacciata anche da questa scuola mi ha paralizzato. Credo che ho fatto proprio un bel volo. Meno male che Ryo era lì, altrimenti forse quelle avrebbero continuato ad importunarmi anche dopo essermi spappolata per terra. L'infermiera mi ha fatto sdraiare su uno dei letti e mi ha detto di tenere il ghiaccio sintetico sul ginocchio. Non mi fa particolarmente male, ma non riesco a frenare la rabbia che sento salire dentro. Premo con forza il ghiaccio sulla ferita quando sento la sua voce. Come stai? Sasuke se ne sta in piedi davanti a me.
Non l'ho sentito entrare, tanto che ero presa dai miei pensieri. Sembra preoccupato e la mia rabbia viene sostituita dall'imbarazzo. Non è niente, solo una piccola contusione. Piccola? Hai un ginocchio gonfio che sembra che ti stia per esplodere. Dai qui. Mi toglie il ghiaccio dalle mani e si siede vicino a me. Appoggia la mia gamba sulla sua con dolcezza e preme nuovamente il ghiaccio sul punto dolorante. Com'è successo? Ho inciampato. Mi accorgo di aver risposto d'un fiato. È l'abitudine di dare spiegazioni sulle mie ferite. Sono caduta. Ho sbattuto contro uno spigolo, non ho visto il gradino e tante altre ancora. Non so più nemmeno io quante ne ho raccontate negli ultimi anni. Pensando a queste cose sento la solita stretta allo stomaco. È come un peso che all'improvviso piomba sulla mia pancia, ferendomi dentro. Ed ogni giorno sembra diventare sempre più pesante. Odio questa sensazione, la detesto. Ma poi arriva il suono della sua voce, basso e regolare, e il peso inizia a diventare più leggero. Rio dice che ha fatto un tuffo magistrale. Per fortuna non hai sbattuto la testa. Rio è stato bravo, non ha detto nulla come promesso. È davvero un ragazzo d'oro. La testa ce l'ho bella dura. Mi preoccupo molto di più per le mani, ma per fortuna sono caduta sulle ginocchia. Comunque, Sasuke-kun, tu che ci fai qui? Mi guarda perplesso, come se nemmeno lui sapesse davvero perché è qui con me. Siamo soli. L'infermiera è uscita quando Sasuke è entrato. Forse mi ha perfino raccomandato a lui. Sono il capoclasse. È il mio dovere verificare lo stato di salute di un compagno che si ferisce a scuola. Ti piace questa come risposta, King? Ha iniziato. La sua voce è cambiata. Come ieri a casa sua, come l'altra volta in terrazza. Mi chiedo se modifica insieme il battito del suo cuore. Direi che è la risposta più idonea per uno come te. Mi guarda e sorride. Continuo a curare il mio ginocchio ed io mi sento fragile e sola. Non credo. La più idonea da uno come me è questa di risposta. E così dicendo, mi bacia. Sasuke. Probabilmente il mio tempismo non è dei migliori. E so che rischio grosso a comportarmi così a scuola. Ma a parte il fatto che non riesco a stare distante quando siamo da soli, ho deciso di approfittarne ogni volta che posso. Forse sono diventato pazzo, non lo so. Ma giuro che questa ragazza sarà mia. Dovessi averla per sfinimento. Così la bacio con delicatezza stavolta. Non esagero, non la divoro. In realtà mi fa molta tenerezza in questo momento. Ha fatto una brutta caduta e si preoccupa solo che le sue mani siano intatte. Deve amare davvero moltissimo la musica. Mi piace questo suo lato, il fatto che abbia una passione così grande. Io non mi interesso a nulla di speciale. Ho sempre pensato solo allo studio e ad essere il migliore dell'istituto, anche nello sport. Lei invece vive una sua passione. La invidio. Mentre mi stacco dalle sue labbra deliziose, Reika guarda in basso così da evitare il mio sguardo. Insomma, fare sempre così? Ogni volta che ci ritroveremo da soli dovrò tenere un tuo assalto? No, tranquilla. Diciamo che sono solo dispiaciuto del tuo piccolo incidente e forse mi ha ispirato un poco di tenerezza, tutto qui. Se ti dispiace vedermi con una ferita del genere, è meglio che tu mi stia alla larga. Questa frase non l'ho capita. Lei si alza in fretta e prende una garza, inizia a fasciarsi il ginocchio da sola. Vorrei che mi chiedesse di aiutarla, ma so già che non lo farà. Usciamo insieme dall'infermeria per tornare in classe. Nel corridoio i ragazzi fanno baccano. È il cambio dell'ora e gli studenti sono fuori dalle aule. Hiroshi le corre subito incontro. Rei, che è successo? Perché hai il ginocchio fasciato? Non è niente, sono caduta per le scale, mi sono distratta un attimo, sai com'è? Sono sempre con la testa fra le nuvole. Io mi allontano dai due, non li sopporto quando stanno insieme. È come se creassero un microcosmo nel quale non c'è spazio per nessun altro. Tra l'altro c'è una confidenza tale che sembra far sparire il resto del mondo. Ma io troverò la maniera per raggiungerla. Ryo viene verso di me con aria preoccupata, sta osservando Reika e Hiroshi. Ryo, che c'è? Eh? No, niente. Allora mi volto anche io e vedo che Naoko si è avvicinata a Reika. Ma che cazzo succede? Lo chiedo più a me stesso che a Ryo. Ehi, straniera, si dice che hai volato dal quarto al terzo piano. Devi stare attenta a dove metti i piedi, anche se mi dà l'impressione di essere una che non impara facilmente. Reika l'ha fissata dritta in faccia con i suoi occhi smeraldo e le ha sorriso. Già, hai pienamente ragione. Il fatto è che certe lezioni per me sono più difficili di altre da capire. Ma considerando che questo è solo un graffio, tutto sommato, visto la bella ricompensa che ho appena ricevuto, ne è valsa la pena. Il mio capoclasse può fornirti maggiori dettagli se vuoi.
comincio a pensare che la caduta di Reika non sia un incidente, ma non posso trattenere un sorriso soddisfatto nel sentirle pronunciare quelle parole. Forse ho guadagnato un punto proprio grazie a quella terribile rompiscatole di Naoko.